Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo in compagnia di Alessandro Mazzuca che abita a Cleto e quindi conosce bene il territorio e in questo caso, proprio in questa iniziativa lodevole che è quella dell'inaugurazione del secondo castello di Cleto, che in questo caso è il castello di Savuto, chiediamo l'importanza di questo evento e soprattutto la valorizzazione di questo territorio. Bene, io sono molto felice di essere qui stasera perché abito a pochi passi da questo luogo incantevole. Quando venivo qua da bambino lo ricordo buio, triste e abbandonato soprattutto. Invece grazie al restauro adesso ha preso lustro questo posto, si è data importanza a questo luogo, ma soprattutto si è data dignità anche alla storia di questo posto, che è molto interessante e curiosa da approfondire e studiare. Questo stesso restauro ha ispirato a me personalmente alla costituzione di una società. Insieme a mio amico Cristian Filice abbiamo costituito una società, è la Savuto Eventis, che si occupa principalmente di catering ma non solo, quindi per dare la possibilità anche a chiunque di realizzare un sogno, di ricordare un momento particolare felice della vita in queste mura, che poi sono mura che un tempo servivano per la difesa del luogo, oggi devono essere propulsore di turismo, cultura. Di cultura, opportunità, perché no, opportunità per tutti. Tra l'altro io infatti vedevo lo spazio che c'è qua ed effettivamente organizzare matrimoni, organizzare eventi, addirittura abbiamo saputo che qui nei prossimi giorni, mi pare il 14 agosto è il primo, ci sarà uno spettacolo teatrale, quindi sarà inaugurato proprio in questa maniera, quindi il catering è l'idea favolosa, fantastica. Io ti ringrazio per questa tua, ci abbiamo pensato anche noi, si presta tantissimo per qualsiasi tipo di evento, si presta moltissimo per il catering, è molto accessibile, a differenza di altri castelli magari irraggiungibile dal punto di vista logistico, questo è molto raggiungibile, facile da raggiungere, quindi si presta tantissimo al catering e a qualsiasi tipo di eventi, sfilate, manifestazioni, rappresentazioni teatrali, nonché sfilate di moda di un certo livello, chiaramente di un certo livello. Presentazioni di libri, io penso che... Libri, sì, che guarda, secondo me 360 gradi. Esatto, gastronomia. Perché noi puntiamo anche su curiamo molto il particolare sulla gastronomia locale, quello dei prodotti da valorizzare e da proporre anche alle giovani coppie che vorranno sposarsi e affidarsi a questo servizio che noi solo io vanto 20 anni di esperienza in questo settore. Sei nella ristorazione da anni. 20 anni. E quindi valorizzare un territorio anche come quello di Cleto, che ha l'olio buonissimo, avendo tantissimi oliveti, il vino, ma anche altri prodotti, lo dicevamo prima in un'intervista, c'è la cialetta cletese, ma tanti altri prodotti che sono da assaggiare, significa gustare proprio il territorio e soprattutto scoprirlo con il gusto, ma soprattutto con la storia. Sì, ma noi vantiamo anche la collaborazione di altre aziende che affiancano il nostro progetto e sono le aziende di Colavolpe, Mazzuca Salumeria, Mendicino per quanto riguarda la pasticceria, quindi avvolgiamo una serie di imprenditori seri, imprenditori che vogliono valorizzare, tengono a questo territorio, amano questo territorio e si impegnano per valorizzarlo sempre di più. Esiste una pagina Facebook per contattarti? Esatto, Savuto Eventis. Savuto Eventis. Quindi Savuto Eventis, che poi vedrete Facebook e poi ci sarà il sito internet. Faremo la prima presentazione proprio aziendale in questo luogo il 12 settembre. Perfetto, quindi tempo permettendo e autorizzazione permettendo. Comunque siete invitati a venire quindi qui il 12 settembre, in ogni caso in sovrimpressione vedrete passare l'indirizzo della pagina Facebook. Io ringrazio Alessandro Mazzuca e soprattutto gli auguro veramente buona fortuna, non tanto a lui quanto al territorio, perché merita di essere valorizzato. Pensiamo la stessa cosa, non viviamo di questo per noi è una passione, qualcosa in più, l'abbiamo fatta proprio per questo, per valorizzare principalmente il territorio e perché no anche l'opportunità. Liberi TV, Riccardo Cristiano, Cleto.